Cari amici, qui siamo, come abbiamo fatto tante volte, di fronte a un meraviglioso laghetto che, come capita sempre in questo paese, è stato mandato alla malora. E questa è la cosa che mi dispiace moltissimo, perché in questo luogo io venivo a fare dei video all'epoca per la televisione privata Teleroma 56, e qui prima che costruissero questo bel laghetto, che adesso vedo è assolutamente alla malora, era pieno, l'ultima volta che siamo venuti era pieno di tartarughe, anche di carpe, tartarughe di 20 kg. Sì, e adesso non se ne vede più nemmeno uno. È una cosa schifosa. L'idea di questa idea di abbandono, di cialtroneria. Beh, noi qui in questo luogo, prima che il CONI, che è il responsabile dei luoghi, si decidesse a costruire questo laghetto dove vengono atleti ad allenarsi, a correre, a fare. Le tartarughe. Le tartarughe. Sono finite. Signora, c'erano delle tartarughe di tartarughe. Una meraviglia erano. Tantissime, prendevano il sole. Ma che l'hanno fatta morire tutte sti mascalzoni? Dice? Ma non lo vedi che non è più ossigenato, lo vedi? Sì, ma è sportissima. Dice che sono morti? Bisognerebbe fare il giro. Però erano tantissime, piccoli, grandi. Noi stiamo proprio qui facendo un video per dire queste cose. Vabbè, mi scusi, eh? Prego. Se era così, sai quante me ne fregavo io? Me le portavo a casa, le mettevo nella vasca da bagno. Dai, cammini. Allora, noi abbiamo anche presentato una denuncia. Eccolo là, una carpa, ho visto una carpa. Sì, una. Ce ne erano decine di migliaia. Vabbè, che adesso il noto scrivano Fiorentino. Fergnani Fiorentino. Orazio. Scrivano Fiorentino. Non sei fiorentino, tu di origine romagnola. Allora, il noto scrivano di denunzie, Fergnani Orazio, vi leggerà. Quindi appizzate gli orecchi e vediamo quello che ne possiamo tirar fuori. Eccola qui, sempre per verificare che non cianciamo a vuoto. Mi piace il cianciare. Cianciare eccezionale. Mi ricorda il parlare di Matteo Renzi. Ecco qua, page one, eccolo qua, può arrivare. Ecco, una cosa interessante è che c'è un bel motoscafo, un modellino di motoscafo che c'è da giù, va veloce. Se arrivano i vigili ti fanno un culo con la cattedrale, amico. Allora, leggiamo. Questa denuncia è stata fatta contro un unico individuo, tale segretario della presidenza del Consiglio dei Ministri, un dottore con 3 lauree che si chiama Giancarlo Giorgetti, vicepresidente, vice segretario della Lega. Della Lega, bravo. Il famoso Giorgetti. Bravissimo. Il famoso Giorgetti che ogni tanto si mangia gli spaghetti. Sì, sì. E allora poi tutti i responsabili della mancata informazione ai cittadini elettori della possibilità di espressione di volontà all'interno delle funzioni e ruoli di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e poi funzionari dell'ufficio per il programma di governo, che è un'altra cosa, e quant'altri, per attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio e inadempienze varie. Tralascio la prima parte, che è praticamente la copia pedissequa. Si dice pedissequa? Come no? Della denunzia che abbiamo fatto la settimana scorsa contro Salvini e la Lega come ministro, Salvini, ministro degli interni, e altri funzionari, esatto, alti funzionari del ministero dell'interno, che non sono della Lega, sono solo burocrati. Esatto. Allora, e ti riconsiglio proprio. Il fatto: da anni solleviamo con le nostre denunzie l'attenzione della magistratura su varie tematiche,
Oggi vogliamo concentrare sulla responsabilità di chi dovrebbe gestire al meglio la comunicazione tra istituzioni e cittadini, in particolare sulla spiegazione di informazione delle specifiche delle leggi, i cosiddetti decreti attuativi. La fase dell'iter operativo dimenticata e addirittura elusa, l'importanza di una soddisfacente comunicazione da parte delle istituzioni sulla materia, poche e caotiche, conflittuali informazioni e dati confusi, se non inadempienza totale, motivo anche per il frequente per cui frequentemente a dissipare dubbi e interpretazioni deve intervenire la Corte di Costituzionale. Che tra l'altro un bel binomio, cari amici, ve li consiglio tutti e due. Il processo legislativo in Italia, i cittadini, gli analisti, i giornalisti hanno il diritto di essere velocemente, integralmente ed esaustivamente e puntualmente informati su provvedimenti, direttive e decisioni dettate dal governo e dalle istituzioni. Mancano metodicamente e perennemente i decreti attuativi. Poi vediamo il perché. La descrizione particolareggiata di come realizzare le intenzioni espresse attraverso le leggi, che sono la funzione più importante attraverso cui applicare nella maniera più opportuna e funzionale le decisioni prese attraverso l'approvazione delle leggi, mi sembra ovvio, no? Il processo legislativo in Italia è complesso e lungo e coinvolge numerosi attori. Comunemente si pensa solo al Parlamento. Qui le proposte di legge e il tanto lavoro in aula e nelle commissioni contribuiscono in maniera imprescindibile alla formazione delle norme che regolano la vita del nostro Paese. Infatti gli aspetti pratici, burocratici e tecnici necessari per applicare ed implementare le leggi sono affidati ad altri soggetti istituzionali, principalmente i ministeri. Questi devono occupare dei cosiddetti decreti attuativi, provvedimenti necessari per completare gli effetti della norma stessa. Si passa dai decreti ministeriali ai decreti del Presidente della Repubblica, provvedimenti direttoriali, deliberazioni del CIPE, protocolli d'intesa, linee di indirizzo, ai documenti di programmazione ed altro ancora. Passaggi naturali del processo di attuazione delle leggi approvate dal Parlamento, che però rendono molto difficile monitorare l'implementazione delle norme e capire chi sia responsabile della mancata o cattiva applicazione dei provvedimenti. Il tutto reso ancora più complesso dalla persistente carenza di informazioni. Il compito di informare i cittadini sull'implementazione dei decreti attuativi è dell'Ufficio per il Programma di Governo, UPG, organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ufficio estremamente inefficiente, debordando spesso nell'omissione, come appunto nel caso che più sotto analizzeremo. Il tutto storicamente lasciato nelle mani del sottosegretario di turno a cui veniva data la delega, una situazione che rendeva praticamente e rende ovviamente impossibile qualunque escamotage, causando danni enormi anche d'immagine allo Stato. A puro titolo di esempio, la situazione del governo attuale. Analizzando i dati pubblicati aggiornati lo scorso 30 aprile, possiamo fare delle prime considerazioni sullo stato di implementazione delle leggi della 18ª legislatura. Dei 154 provvedimenti legislativi deliberati in Consiglio dei Ministri dell'attuale esecutivo, 52 sono stati poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Dei 156, 52, cioè uno su tre. No, già questo la dice lunga su quello che poi andremo a esaminare poi. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Di questi 26, cioè la metà, hanno richiesto ulteriore lavoro extraparlamentare. Parliamo per la precisione di 284 decreti attuativi, di cui quasi la metà, 111, sono riconducibili solo alla legge di bilancio approvata a fine anno. Quindi pensate come cazzo siamo messi. Andiamo avanti. Tra gli altri testi che stanno richiedendo maggiore lavoro extraparlamentare abbiamo anche il decreto crescita, ancora in discussione in Parlamento, con 29 decreti attuativi previsti. E la legge di conversione del decreto di Genova, 26 decreti attuativi previsti. La legge di Genova, di cui tanto sciacquano la bocca i nostri cari grullini e anche i leghisti, no? Che fanno parte ormai dello stesso regime, non hanno praticamente avuto applicazione da agosto dell'anno scorso, no? Ancora siamo a caro amico. Questo per capire. Voi capite, cari amici, cosa significa fare un'autentica rivoluzione sociale in Italia? Vuol dire incominciare a tagliare le teste di tutti i burocrati che sono lì da decenni
per non dire da secoli addirittura, la gente che sarà nata lì dentro e morirà lì dentro. Esattamente, per non fare niente, ma quello è lo scopo, perché la storia di questo Stato... L'unico periodo di avanzamento, di progresso è stato il ventennio fascista. Esattamente. Il tanto vituperato ventennio fascista che poi, sulle quali basi, poi anche la Repubblica, la Prima Repubblica ha navigato alla grande. Sì, lì ogni praticamente decreto veniva attuato immediatamente. Se no saremmo ancora alle bonifiche. Allo statuto di Carlo Alberto. Sì, alle bonifiche, saremmo ancora alle bonifiche, capito? Con le paludi, capito, ancora in funzione. Tutte le leggi che hanno richiesto decreti attuativi, tranne uno, sono ancora incomplete e quindi inapplicabili. O se applicate, poi vedremo la fine. Applicate anche male. Vedremo. Dei 26 provvedimenti che necessitano di almeno un decreto attualmente attuativo, solamente uno su 26. La legge anticorruzione è stata poi completata in fase di attuazione. Una su 26. Attenzione, in un paese normale uno dovrebbe entrare negli uffici del governo e prenderli e strozzarli con le proprie mani. La legge anticorruzione poi affidata a persone che noi conosciamo. E che sappiamo bene con i nomi e cognomi che fanno parte di una certa cerchia. È il più corrotto, capito? Ricordiamocelo bene. Il più pulito è il più corrotto. Che poi tu conosci indirettamente attraverso tuo genero. Naturale. La cui funzione, appunto, è quella di stare lì a bloccare qualunque iniziativa. Esattamente. A non rispondere a nessuna richiesta. Interpellare, certo. Allora, dei 26 provvedimenti che necessitano almeno di un decreto attuativo, solamente uno, la legge anticorruzione, è stata poi completata in fase di attuazione. Per gli altri 25 testi il lavoro risulta ancora incompleto e per 18 di essi non è neanche iniziato, cioè 18 su 26, 3 quarti, anzi meglio 4 quinti. Cioè questa è la situazione. Dove cazzo vogliamo andare con questa gentaglia qua? E parlo anche dei grillini e dei leghisti che dovrebbero essere la cima, sì, ma questi sono l'elite, la crema, questi sono, no? Quando noi l'abbiamo detto più di una volta che il paese è completamente nelle mani, facciamola la storia. La storia risiede sempre e sistematicamente dopo il 1870. Cos'è successo in Italia dopo il 1870? Che lo sbraco. Sì, che Il governo cosiddetto di sinistra, composto prevalentemente da laici e da massoni, è stato avvinghiato nel sistema cattolico che si basava sempre sulla non funzionalità del sistema burocratico. Nel momento in cui... Perché controllava poi, attraverso le sue istituzioni, controllava la popolazione. Certamente. Non a caso, fino a 30 anni fa. Esattamente. È quello che noi chiamiamo anche lo spirito catto comunistico. Nel momento in cui il signor Monsù Travetta, che è il classico impiegato delle mezze maniche del Piemonte di Cavour, nel momento in cui il Monsù Travetta è arrivato a Roma e si è messo assieme... Travetta, diciamolo, è lavoricchio, sì. Si può tradurre con lavoricchio. Esattamente. Più o meno lavoro, ecco. È un libro che si chiama Monsù Travetta, ci ha fatto anche un film, non so se tu te lo ricordi. Ma è gli anni 30, 40, no? No, Monsù Travetta un anno era l'attore principale, sai chi era? No. Uno che tu hai conosciuto. Che te devo dire. Uno con Nasoni. Un notissimo. Vittorio De Sica. Assolutamente no. Uno che raccontava delle grandi barzellette. Ah, come no, ho capito, io ho conosciuto il figlio. No, tu hai conosciuto quello. Ah, pure lui, che è vero. Oddio, un momento. Raschel. No. Monsù Travetta. Pensavo che parlavi dell'altro, quello che. Milanese che fassi tutti i miei, che diceva. Ah no, vabbè, quello è cosa. Io sono il cavaliere, sì, che pensi mi, ci penso mi, io. Ci penso io. Sì, no, l'ho conosciuto. Vi scade la cambiale. Renato Raschel ci ho suonato assieme varie volte. Tante volte, no? Appunto. Vi scade la cambiale. Era un batterista e quando era ubriaco era ancora più bravo. Ci pensa il cavaliere.
che pensi mio. Ci penso io che pensi mio. Allora, tornando a noi, hai sentito? Hai detto... Sì, allora, quando il Monsù Travetta, che era già passato attraverso l'intermediazione... Ah, è vero, c'hai ragione, è vero, lo fece lui, adesso mi ricordo qualche scena, sì, sì. È vero. Allora, quando ci fu l'intermediazione del regno che si era trasferito in Toscana, le cose continuavano ad andare bene, perché in Toscana, soprattutto... Il Granducato di Toscana funzionava bene. Tutto perfettamente, alla perfezione. No, anche perché... Il primo catasto in Italia l'ha introdotto il Granducato di Toscana, tanto per dire, la regolamentazione delle acque l'ha introdotta il Granducato di Granduca, bisogna dare esattamente anche, no? Granduca di Toscana. Quale? Ma era, l'ultimo erano i Borbone. No, il nome. Borbone Lorena. Il nome, cavolo. Questo non me lo ricordo. Dai, era la famiglia dei Borbone De Lorena. Lorena. Certo. Per il resto non me lo ricordo. Non mi viene in mente manca a me. Quello che durante le prime sommosse, come no, risorgimentale, certo. Anche i moti del 48. Del 48, certo. I moti del 48-49 aveva gentilmente tolto la sua tende dalla sua presenza. Però funzionava tutto alla perfezione. Poi questi arrivarono qua a Roma e lì hanno incappato. Lo sai che non riesco? Lo so, sai quante volte l'ho letto, lo conosco. Il Granduca, camisella di Toscana. Era un Lorena Wurtemburg, sì, Wurtemburg, sì. Lorena Wurtemburg, Borbone, eccetera. Vabbè. Allora. Vabbè. Andiamo avanti. Sì. Allora, per gli altri 25 testi il lavoro risulta ancora incompleto e per 18 di essi non è neanche iniziato, essendo stati adottati 0 decreti attuativi. Andiamo avanti. Questo è il principio, è quello della Chiesa, che costantemente ti promette di mandarti in paradiso, ti prende i soldi, poi quando sei morto non ti puoi far più rivalere, capito? La tecnica, capito? La tecnica è questa. L'istituzione della prima. Perché quando tu parente, vai dal prete e dici ma io ti ho dato i soldi per far andare in paradiso. E che dove è altro finito? E il prete che gli risponde, beh, al momento non lo so, no? Devo chiedere a chi chiedi? A San Pietro, che è l'usciere capo del paradiso, no? Dai, dico un po'. Ma bisogna ricordare che esiste una società, un tipo di società, del tipo molto particolare, che tu sai, conosci bene, che è la società di capitali. Sì. La società di capitali. Provate a pensarci, qual è stata la prima società di capitali? Mi pare giusto. Più capitali che aveva l'impero, che sono stati travasati su questa società. Mi pare giusto. Anonima, fra l'altro. Sempre anonima. Non società per azioni, ma anonima. Nel nome di Gesù, sempre nel nome di Gesù. Che al momento opportuno dice, ma dov'è Gesù? E dice lì. È la prima, più eterna, più longeva e la più grande, immensa e ricca al mondo, ricordiamocelo sempre. Io, quando la gente delle tasse, no, va, dice io devo tassare Gesù. Dov'è? Dice, ma vedi quelle nuvole? E sta lì dietro. Andiamo avanti. Allora, tanto per fare un esempio, a proposito della legge di bilancio 2019, approvata qualche giorno prima di Natale, devono essere adottati ancora 91 decreti attuativi a zero. Cioè ancora praticamente siamo a caro babbo anche qua. Sul totale, avevamo detto, di 284 decreti attuativi previsti, 48 sono già stati adottati, mentre ne mancano ancora l'appello 236, come ho detto, su 284, cioè praticamente la quasi totalità. E allora la responsabilità per l'attuazione, come noto, ricade ora sui ministeri, e la classifica dei ministeri più coinvolti è strettamente collegata ai contenuti dei testi appena elencati. I dicasteri più sollecitati sono: 1. Ministero dell'Economia, 37 decreti attuativi mancanti. 2. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a proposito di Genova, certo, e tutte le altre storie, 37 decreti attuativi mancanti. Ministero dello Sviluppo Economico, anche loro 36 decreti attuativi mancanti. Insomma, considerando anche tutti gli altri ministeri, una media di 13 decreti attuativi ancora da adottare per ministero.
Infatti sono più di 230 i decreti attuativi ancora da adottare. In tutto questo gran casino di inadempienze, omissioni, elusioni, ostruzionismi intenzionali o d'altra natura, i decreti attuativi possono avere anche dei termini di scadenza per di più. Cioè non è che stanno lì nel dimenticatoio per 30-40 anni dopo che diventano attuativi. Tutti i decreti hanno termini di scadenza? No, qualcuno no, ma insomma diciamo quasi tutti. In linea di massima devi mettere cioè, per forza, sennò che cazzo... una data entro cui devono essere adottati. Se non l'adotti entro quel termine devi ricominciare tutta la procedura, perché anche la legge in quanto tale non è più attuale, perché deve essere registrata entro i 90 giorni successivi. Se tu non la registri ma poi non la rendi operativa, automaticamente decade. Quindi, scaduto quel termine, si abbassano fortemente le probabilità che quel determinato provvedimento venga mai adottato. Per dare, diciamo, la ciliegina sulla torta, diciamo molto succintamente, circa il 30% dei decreti attuativi ancora da adottare per provvedimenti del governo Conte sono già scaduti. Solo il governo Conte, 70 norme, di cui 40 riconducibili alla legge di bilancio del 2019. Per altri 38 decreti attuativi i termini non sono ancora scaduti, ma mentre la stragrande maggioranza, 128, non sono ancora previsti i termini, per gli altri sì. Altro elemento importante da monitorare è lo stock di provvedimenti attuativi ereditati dai governi precedenti, diciamo così a volo d'angelo. Decreti attuativi risalenti a norme approvate nella scorsa legislatura, la cui attuazione non è ancora completa. All'insediamento del governo Conte erano 677, a inizio 2019 erano scesi a 543, mentre ora sono diventati 430. Governo precedente, cioè quello di due anni fa. Il quale non ha fatto un cazzo. 270. È meglio, però è anche vero che c'è uno sfruttamento nei confronti del popolo italiano incredibile, 200. Perché la massa di questi testa di cazzo che fanno i deputati, i ministri, eccetera, prendono dei soldi dal popolo italiano per non fare niente. E 279 erano stati generati da provvedimenti approvati addirittura durante il governo Gentiloni, 279 di questi 677, e 139 di quelli del governo Renzi addirittura. E infine 12 dall'esecutivo di Letta, cioè di 4-5 anni fa. Ancora ce ne sono 12 da approvare. Letta o lenta? Perché potrebbe essere esecutivo lenta. Se servisse altro, non mancano esempi, in quanto lo scenario è cambiato ben poco dagli anni 50 in poi e l'avvento dell'informatica, come abbiamo fin qui visto, non ha minimamente inciso nel turpe ed indegno andazzo. Cioè, come se non fosse successo niente, l'informatizzazione non esiste. E quindi poi abbiamo... No, l'hanno fatta ma in maniera tale che non ci sia una comunicazione diretta fra i ministeri, e che è molto indicativo. E contestualmente la presenza, quindi riassumendo, è stata presentata contro il ministro Salvini per analogo motivi un'altra querela. E quindi ora la presente è per denunciare la farsesca, incredibile, grave, continua e sfudorata violazione di numerosi articoli e ancora più comodi della legge in oggetto, che è appunto la legge testo unico sulle elezioni, dei vari articoli del codice penale che riguardano appunto questi reati di omissione o di occultamento. E quindi noi di Alba Mediterranea, sostenitori del legittimo voto di protesta, abbiamo in questi giorni riscontrato una continuità e persistenza del comportamento omertoso, occultante, una rilevante parte delle informazioni opportune ed ineludibili alle necessità informative e formative inderogabili del cittadino elettore per poter espletare pienamente la sua azione di votante informato e consapevole. E qui poi seguo la falsariga della denuncia che abbiamo presentato contro il ministro degli interni e il suo entourage, non tanto in quanto ministro degli interni pro tempore attualmente, ma in quanto responsabile pro tempore, perché qualche responsabile bisogna attaccarlo, perché ovviamente non abbiamo fatto l'elenco per una questione di rispetto di quelli che ci ascoltano, non tanto per rispetto di quelli che ci dominano, ma perché questa intenzionalità di occultamento della realtà e delle possibilità comportamentali che possono tenere i cittadini elettori sono state eluse ed omesse ed occultate a partire dall'applicazione dell'atto di attuativo, del decreto attuativo, a partire dal 31 marzo del 1957, cioè sono passati 62 anni e siamo ancora, caro amico,
Cioè, questo per dire che il decreto attuativo, per quello che riguarda la comunicazione del fatto che è possibile operare dei diversi altri tipi di votazione che non quelli che pubblicizzano continuamente in televisione a ogni tornata elettorale, ecco, questo è indicativo della modalità di operazione, di occultamento e di condizionamento dei cittadini, che deve essere tenuto all'oscuro in modo che non può ragionare su degli elementi certi. Ecco, tutto questo è qualcosa che si protrae come minimo dal 1957, se non da prima. Questo è quello che volevo dire. Niente, io devo semplicemente concludere, intanto ringraziando Orazio per il bellissimo lavoro che ha fatto, che lui ha preparato questa denuncia, perché per me questa denuncia è tra le più importanti di quelle che noi abbiamo finora presentate, perché è una denuncia che dimostra l'intenzione veramente criminale di... E non può essere una dimenticanza di 62 anni. Esattamente. Cioè, non è possibile che nessuno non abbia mai reclamato il sistema. No, non hanno reclamato perché sono poveri stronzi. Il sistema mafioso, ricordiamocelo bene, che è il sistema che intride, che è stato costruito, Catto mafioso. Esattamente. Catto comunista, esattamente. Mafioso. L'accordo è avvenuto attraverso attraverso gli accordi che ci sono stati tra il sistema americano, gli USA, del massone Payne. No. Payne operò in contatto con la rivoluzione francese, col Parlamento francese. No, sto parlando di Harry Truman. Gli accordi avvennero, furono intermassonici, tra Harry Truman, eletto presidente degli Stati Uniti il 25 di aprile 1945, alla morte di Roosevelt, esatto, dello zoppo Roosevelt, poverino, la cui moglie era più presidente di lui, sì, bellissima donna, eccezionalmente bella, anche intelligente. Cioè, intelligente sì, ma bella proprio, scuro, l'ho gran detto, figa, come no, l'ho detto, la moglie di Roosevelt, una cosa. Sì, era un uomo mancato, diciamo. Allora, questi accordi che hanno comportato i festeggiamenti del 25 aprile, perché il 25 aprile noi facciamo i festeggiamenti della sconfitta, perché festeggiamo la nomina di Harry Truman a presidente degli Stati Uniti. Questa è la ragione. Ricordiamoci che il presidente Roosevelt è stato eletto per 4 mandati, certo. Alla faccia della Costituzione americana, certo. Anche loro non scherzano. Giocava sugli equivoci, dice ma io sono quell'altro Roosevelt. Allora, questa è una... E poi l'hanno sostituito perché è morto, se no ce l'avevamo ancora qui. Ancora qui, sì, sì. Mummia, visto che era andata giù di testa, ma comunque era lì. Allora, questa cosa è importantissima perché ha comportato, come dire, l'aggrovigliarsi di tutta una serie di fattori, tra cui anche il fattore magistratura. Se oggi c'è in corso una faida di carattere camorristico mafioso, endotermica, sì, esatto, camorristica mafiosa all'interno della magistratura, è semplicemente perché la magistratura è un sistema mafioso. Quindi si tratta praticamente, e con questo concludo, di una solenne mistificazione ai danni del popolo italiano, che vede collusi, mafia, camorra, 'ndrangheta, Sacra Corona Unita, massonerie di vario genere, Vaticano e Gesuiti, fino al punto che... No, aspetta, bisogna diventare anche gli altri più importanti, i sionisti... Vabbè, sionisti li mettiamo nel calderone. Ricordiamoci che, tanto per fare un esempio, noi abbiamo circa quasi 1000 parlamentari fra senatori e deputati, e mediamente c'è un deputato, quindi su 1000 persone, ogni 60.000 c'è un deputato o un senatore di media in Italia.
Beh, voi non ci crederete, la comunità ebraica consiste in circa 35.000 persone in tutta Italia, diciamo forse esagerando un po' 40.000, e su 40.000 persone hanno la bellezza di 8 senatori. Ha contribuito vivacemente alla vivacità di questo sistema italiano. E loro ce n'hanno uno ogni 5.000. E loro hanno diritti particolari, sono figli... Un senatore o un parlamentare insomma ogni 5.000. Sono figli direttamente... Quando noi come cittadini italiani normali ce ne abbiamo uno ogni 60.000. Buon Yahweh. Quindi un rapporto 1 a 12. Sono figli del buon Yahweh e bypassano il Papa Gesuita. Tanto così per come notiziola en passant. Sì. No? Ma io volevo fare invece un promemoria di qualche minuto. Ti va? Come lo fallo? Allora, andiamo a fare un'analisi del grado di libertà che c'è in Italia. Allora, all'articolo 1 della Costituzione c'è che la sovranità è detenuta dai cittadini. Il cittadino è sovrano, no? Al popolo. Il popolo è sovrano, quindi il popolo è sovrano, quindi ogni cittadino ha una sua funzione e percentuale di libertà, no? Di sovranità. Allora vabbè, però poi immediatamente dopo si dice che la rappresentatività del cittadino avviene attraverso la formazione di movimenti, partiti e quant'altro, i quali partiti però poi all'interno dell'oscuro delle segreterie candidano quelli che più gli fa comodo, come abbiamo visto anche tanto per dire quello che l'amico si chiama, Francesco sì, Silvestri, no? Esatto. Che non si sa quali meriti ci abbia per essere eletto. È quello che si chiama partitocrazia. Vabbè, insomma, lui ha fatto i suoi giochi, diciamo, all'interno della segreteria del sì, movimento, che non si chiama movimento, ma guarda caso è peggio del movimento, è peggio sì, di qualunque partito, abbiamo oggi la dimostrazione. Movimento e scodinzolio, chiamiamolo scodinzolio, che è più pertinente. Vabbè, e allora, insomma, viene eletto il parlamentare, che sia senatore o deputato, cambia poco. Insomma, fatto sta che poi in Parlamento si dovrebbero decidere le leggi, poi ci sono le commissioni, all'interno delle commissioni sappiamo che ci sono vari correnti di giuristi e di professori e di quant'altro che decidono la linea politica secondo le loro personali opinioni del concetto di diritto, e no, perché loro dovrebbero vedere la diciamo, sottomissione di quelle leggi che vanno a pubblicare e stanno per mettere all'approvazione del Parlamento, che siano, eccoli, guarda. Sì, eccone uno, vai. È un'anatra. Cioè, ah sì, un'anatra. Un sì, germano, anzi, esattamente. Un germano reale! E allora, dicevo, c'è questa, diciamo, questa sovranità che viene delegata ai deputati e ai senatori, i quali dicono, che si esprimono su un determinato problema, realizzando una determinata legge che però viene normata nella redazione reale concreta, per poi essere messa nella redazione nel testo definitivo, viene normata dai burocrati che non sono eletti ma sono nominati dai ministeri o dalla Presidenza della Repubblica o addirittura dal Presidente della Repubblica in alcuni casi o dal Parlamento o dal Papa, diciamo, e anche dal Papa, diciamo, fra virgolette, ma non appare ufficialmente, ma appunto, quasi sempre dal Papa. Vabbè, tornando a noi, quindi c'è questa, diciamo, emerge quindi alla fine una legge, la quale legge però, siccome non c'ha 90 volte su 100 il decreto normativo, viene messa lì e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi apparentemente con tutti i crisma di legalità, che però invece, se uno poi va a rompere, si rompe il cazzo e dice no, ti porto in Corte Costituzionale e ti faccio vedere che c'ho ragione come io. No. E la Corte Costituzionale non fa gli interessi del povero sprovveduto che li rimanda lì, ma fa gli interessi dei mandanti veri, quelli che stanno sopra, quindi sionismo, finanziaria, finanza internazionale mondialista, il Papa, i gesuiti e così via. Ma non è finita lì. Perché quindi la legge, io per esempio ho studiato in questi giorni il testo di tre leggi che hanno subito l'angheria di ben 4 sentenze di Corte Costituzionale, 3 leggi a cui sono state necessarie addirittura 4 sentenze della Corte Costituzionale, che praticamente ha stravolto l'organismo
l'organigramma, il senso della legge, che c'ha una legge viene fatta con un corpo, con una testa e una gamba. Certamente. E due gambe, cioè due braccia, non viene smembrato. Invece con questa clausola della possibilità di essere andare alla Corte Costituzionale, praticamente di 10 articoli, 3 magari li lasciano completamente avulsi dal contesto, anche delle precedenti leggi che non sono più in nessun modo applicabili, e viceversa appunto contano le sentenze della Corte Costituzionale. Ma non basta, perché quando non basta la Corte Costituzionale, che cosa subentra? Subentra la Comunità Europea, che ha le sue belle leggi fatte dal Consiglio, ricordiamoci, non dal Parlamento Europeo, che poi sarebbe comunque molto loffio, no, oltretutto, perché è talmente variegato, sì, e improvvido, che non ci avrebbe nessuna possibilità. Cioè, fatto sta che comunque questa legge poi viene soverchiata dalle leggi europee, che non vengono manco emanate dal Parlamento Europeo, ma vengono discusse nel Parlamento Europeo, ma poi rinviate per la decisione al cosiddetto Consiglio fine, non Consiglio dei Ministri, Consiglio Europeo dei Ministri del Consiglio, esatto, ma Consiglio dei Ministri. Quei 4-5 funzionari che strettamente legati agli interessi dei loro signori. Delle lobby, quando va bene, oppure delle grandi lobby finanziarie internazionali, come abbiamo visto, ma soprattutto se non c'è il placet dei burocrati europei, che sono tutti nominati direttamente dal potere, quello vero, reale, mondialista. Per cui comunque chiunque viene eletto, qualunque legge, anche la più bella che viene realizzata, non avrà nessuna speranza di essere applicata. Quindi l'unica soluzione è uscire dal regime europeo atlantista occidentale, perché questo è il principio. Basta vedere che è uscita qualche 2 o 3 giorni fa, esiste la comunità ebraica in Europa, non so se l'avete sentito. Beh, cioè una comunità europea ebraica, sì, cioè siamo arrivati alla spudoratezza più palese, io mi ricordo quando più volgare, la stavano costituendo, che era appena era appena nato il Parlamento Europeo, e loro già si volevano distinguere con quella loro i maiali più maiali di tutti gli altri animali, è normale, sempre. Maiali più maiali e animali degli altri animali, è come sempre stato. Sì, e sempre ogni sarà. Tanto arriva un Valeriano II che ti fa un culo così, ecco. E noi auspichiamo che prima o poi arrivi, perché non è detto che gli dice sempre bene. Che questi amici gli facciamo delle belle iniezioni di valeriana, solo che è concentrata, capito? In modo che dormono, allora, il sonno eterno. No, bisogna andare per gradi. Allora, tutto quello che sapete sulle damnatio memorie di tutti i personaggi storici, a partire da Napoleone in particolare, che è uno dei più vicini, ma anche basterebbe anche parlare dei Romanov in qualche modo, certo, no? Che hanno fatto i prodrom, sì, no? Sì. Tutte le varie storie. I Romanov non è che sono stati fatti fuori per caso, sono stati fatti fuori perché erano nemici atavici di questi signori qua. Perché le altre dinastie europee sono rimaste tutte intatte e ancora esistono. Guarda quella britannica, che è di fatto di discendenza, che sappiamo di bene, di loro signori. Quindi, guarda i Fugger e tutti gli altri, Warburg, eccetera, i Moses, Leon Moses, è no? Naturale. E tutti gli altri, è naturale. E quindi che volevo dire? Ah, ecco, le damnatio memorie, cominciando da cosa? Da Scipione. Scipione l'africano è dovuto andare, dopo aver vinto la seconda guerra punica, dopo aver vinto le guerre puniche, sì, perché l'ha finita praticamente, l'ha terminata, ha dovuto emigrare esule, mandato via in esilio dalla madre e padre, è dovuto andare in Spagna, mi pare, no? A cosa? A dove era? Mi ricordo più. In Spagna dove era? Porca miseria. A Cordova. Sì, forse a Cordova era. Quindi questo per dire che... Per dire tutta la storia degli Scipioni, allora, e dei collegamenti degli Scipioni. È stato accusato col patriziato romano. Il fatto di cui era stato accusato era
che, come voi sapete, per fare le guerre servono i soldi, e anche allora servivano i soldi. Serviva in particolare l'argento, perché serviva per pagare le derrate, per i militari, per i soldati. Non c'era solo il salario col sale, c'era anche un po' d'argento. E quindi a Scipione l'africano gli era stato dato 15.000 pezzi d'argento, equivalenti talleri d'argento, equivalenti a circa 15 quintali di argento per condurre tutta la guerra. E lui l'ha utilizzata per la guerra, insomma, ha dovuto fare una spedizione uno sbarco in Normandia, non di 40 km come hanno fatto gli americani e gli inglesi, ma di 500 km dalla Sicilia alle coste di Cartagine, con tutte le masserizie, i cavalli e tutti i cazzi che servivano per fare una guerra. Con le navi dell'epoca, con le triremi, cioè, cazzo, ha dovuto sostenere delle spese, una guerra di movimento, di aggressione, cioè solo i romani la potevano fare una cosa del genere, solo il pensiero dei grandi strateghi romani, certo, lo poteva immaginare una cosa del genere, certo, uno come Scipione. E lui, nonostante sia un grande genio strategico, che sia stato, l'ha distrutta due volte Cartagine. Il vincitore delle guerre cartaginesi. Allora, i cari ben pensanti dell'epoca, i cattocomunisti dell'epoca, e cattocomunisti cristiani, che ancora non erano cristiani, ma erano cartaginesi comunque. Erano quelli che, i buonisti dell'epoca, sì, no, a cui dovevi dare la perfezione. Che erano i cartaginesi. Certo. Io ricordo. E il povero Maurizio Arena era un poveraccio, un po' fuori di testa, che dopo aver finito la sua carriera cinematografica si era messo a fare il santone, a fare il santone, eccetera. Il guaritore. Sì, con l'imposizione delle mani. Solo che lui è morto di malattia che lui curava. Questo la dice lunga sulla sua capacità di guarire. Una volta intervistato alla televisione, e diceva che lui era contro i cartaginesi all'epoca, cioè 20 anni fa, 30 anni fa. Lui sapeva perfettamente come era andata la questione. No, lui sapeva perfettamente chi intendeva per i cartaginesi, capito? Certo, certo. Ecco, che non era uno stronzo. Certo. Vabbè, allora niente. Quindi già Scipione aveva dovuto subire le conseguenze della parleremo la volta prossima della damnatio memoria. Delle lingue, delle male lingue. Per saltare di due secoli e qualcosa, due secoli e mezzo, per arrivare a Nerone. Nerone è stato uno che ce l'aveva a morte sempre con quelli. Sempre. Capito? I cartaginesi, ricordiamoci, che erano gli discendenti di quelli che venivano da là. Esattamente. Come si chiamavano? Per quello Caldei. I Caldei, ma anche Filistei e anche? L'altro non me lo ricordo. Cazzo. Vabbè, te lo ricordi in meno tu. No, manco io. Comunque, Maurizio Arena sapeva perfettamente. Che adoravano il Molo, che adoravano. Sì. Erano loro, sempre loro. Sì, certamente. Solo che allora erano aumentati con i traffici, con il commercio. Naturale. E cioè i fondaci. Infatti si dice sempre che lo scontro tra Roma, che rappresenta lo Stato, e i cartaginesi, la laicità, comunque lo Stato, e i cartaginesi, che rappresentano il commercio, è lì la sostanza, cari amici. Certo. E allora, per tornare a noi, Nerone aveva fatto la riforma monetaria, aveva iniziato la guerra in Palestina, aveva preparato. Guai a dirlo. Guai a pensarlo. Aveva diciamo fatto i prodromi, sì, aveva impostato la guerra in Palestina, che poi l'hanno fatta Tito e Traiano, la guerra in Palestina. Per nostra fortuna. Traiano l'aveva quasi l'aveva proprio decima di tutti, tant'è che sono andati nella seconda diaspora, no? Ti ricordi? Come no? La seconda diaspora. Certo. Cioè quella che li ha condotti in Asia Minore, poi, certamente, no? Micea, Nicea, eccetera, tutte queste cose. E quindi, poi, senza andare passo passo nella storia, basta ricordare non Nicola V, l'altro papa veneziano, è quarto, non mi viene il nome, vabbè. E questo signore
aveva fatto una serie di bolle papali per cui impediva il commercio del denaro alle congreghe. Alle congreghe, come aveva fatto invece Nicola V. Nicola V che aveva autorizzato le concessioni che abbiamo non avesse mai fatto. Quindi quando voi parlate di damnatio memoriae o sentite parlare di damnatio memoriae, questo sta a significare una cosa importante, e cioè che c'è qualcuno che vuole sputtanare un personaggio che invece andando a esaminarlo in maniera concreta renderebbe la figura di un grande statista, di un grande stratega, di un grande personaggio pubblico, certo. Invece viene annullato, zitto te che sei fascista, certo. Come ci dicono a noi, zitto tu che sei fascista. Allora sì, è la volta che sta subito. No, ma è un ossimoro inconcettuale, cioè uno che non è fascista non può dire zitto tu non lo può dire. E infatti. Non che sei fascista, zitto tu non lo puoi dire, perché se no sei antidemocratico, illiberale e tu sei fascista. Vabbè, e questo, chiudiamola qui. Ecco, io quando andavo all'università, quelle rare volte, comunque una presenza significativa. Sì, quando arrivavo io mi si notava, sì, anche capo. Allora. Vabbè, allora questo per dire che nulla è nuovo sotto il sole. Cioè questi signori che dicono zitto tu che sei fascista è un imprinting che hanno ricevuto anche a loro volta da qualcuno. Perché sennò un comportamento così illogico, irrazionale nei termini e anche nell'azione, non l'attueresti. E questo è il sistema attuale, che del negazionismo più turpe, sì, negazionismo al pensiero, alla identità del pensiero, alla originalità del pensiero. Io non ho mai detto in sostanza la negazione della libertà. Tu hai mai detto qualcuno state zitto? No, io mai, non lo dirò mai. Semmai è meno. È diverso, ma anche io, sì. Semmai è meno. Una bevutina di certe sostanze, si può sempre consigliare. Vabbè, allora signori, abbiamo fatto vari excursus di cui poi riparleremo, perché sì. Il discorso sulla libertà e sovranità del cittadino è un discorso che va molto approfondito, perché è un discorso che ci riguarda tutti. E ci riguarda non in questo momento hic et nunc, ma ci riguarda dalla notte dei tempi al futuro più distante. Se non assimiliamo come fondanti e integrati all'interno della colonna vertebrale questi diritti inalienabili, fin tanto che c'è vita dell'individuo, non possiamo essere individui, non possiamo essere soggetti in quanto portatori di una nostra originalità. Certo. Allora, a tal proposito, l'amico scrittore e giornalista Augusto Fontana ha scritto un libro bellissimo, ricchissimo di fotografie, dedicato proprio alla damnatio memoriae. Ne parleremo la volta prossima, perché Bene. Ci sono tutte le persone che sono state vittime della damnatio con le ragioni. Ah, questo non lo... Sì, no, sì. Allora me lo dai poi. Come no, te lo do sì. Va bene. Ci vediamo. Solo. Ci vediamo. Aspetta, che devo spegnere.